Abbonati. Allora, cerchiamo di capire quali sono i segnali che hai a che fare con una persona cattiva, quali sono i segnali che hai a che fare con una persona malvagia. E ti ricordo che sul canale è anche possibile, oltre che diciamo, abbonarsi, basta andare nella home page e cliccare sul tastino abbonati per dare un sostegno al canale. Se vuoi, puoi anche, come possiamo dire, dare una piccola donazione, dare un piccolo sostegno cliccando sul tastino col dollarino. E veniamo al tema, quindi cerchiamo di capire un attimino quali sono i segnali che hai a che fare con una persona malvagia. Quali sono i segnali che hai a che fare con una persona negativa? Salutiamo la nostra Roxy, Roxy Rosa. Allora, riconoscere una persona malvagia e cattiva non è facile perché spesso queste persone sanno nascondere, grazie a Roxy, bene la loro vera natura. Tuttavia, ci sono alcuni segnali che si possono utilizzare e che ci possono praticamente dire che abbiamo a che fare con una persona malvagia, che abbiamo a che fare con una persona negativa. Salutiamo la vecchia carampana, Stella Marina. Ci sono alcuni segnali che possono aiutarci. Ci sono cinque indizi, diciamo, no? Che ci possono raccontare con che tipo di persona abbiamo a che fare. Il primo segnale, diciamo che le persone cattive, le persone malvagie sono manipolative, quindi, ma la manipolazione tende a essere una manipolazione costante. La manipolazione costante è uno dei segnali più subdoli, diciamo, insidiosi che abbiamo a che fare con una persona malvagia. Questo tipo di comportamento è spesso difficile da individuare, perché i manipolatori sono abili, diciamo, nel nascondere le loro vere intenzioni. Saluto anche Cri. Dietro a parole gentili, dietro a gesti, diciamo, apparentemente innocui. Questo è un punto fondamentale. Una persona malvagia utilizza la manipolazione, diciamo, per piegare gli altri fondamentalmente alla loro volontà. E quindi questo è un punto fondamentale. Questo può avvenire in vari modi, potrebbe farti sentire in colpa per le tue scelte, potrebbe insinuare che non sei abbastanza o che hai deluso qualcuno. Quindi sono tutte situazioni che noi possiamo prendere in considerazione. In altri casi, questo può alterare la verità, può mettere dettagli cruciali per farti vedere la realtà in modo distorto, ma sempre a loro vantaggio. Quindi il manipolatore, diciamo, crea delle realtà alterate, crea delle realtà che non corrispondono al vero. Un manipolatore sa giocare con le emozioni delle persone, e questo è il concetto di fondo. Potrebbe passare, diciamo, dall'essere affettuoso, dall'essere premuroso, all'essere freddo, distaccato e distante. Quindi crea confusione, facendo sì che tu inizierai a dubitare di te stessa, a dubitare di te stesso. Questa è un po' una caratteristica. Il suo obiettivo, l'obiettivo della persona cattiva, della persona manipolativa, è quella di destabilizzarti, no? Di renderti vulnerabile. Ovviamente, se hai a che fare con dei manipolatori, non vivrai mai una vita di felicità e benessere, ma vivrai una vita di infelicità e malessere, perché il narcisista, che poi non è detto che sia narcisista, ma è una persona cattiva, malvagia, manipolativa, che cosa fa? Ad esempio, mette dettagli cruciali, no? Per farti vedere una realtà in modo distorto, sa giocare con le emozioni. Quindi fai attenzione alle persone che sanno giocare con le emozioni, no? Quindi utilizzano spesso il rinforzo intermittente, passano dall'essere affettuosi e premurosi all'essere freddi, distaccati, distanti. Quindi l'obiettivo è quello di renderti vulnerabile, di destabilizzarti. Quindi bisogna prestare molta attenzione. Riconoscere questi comportamenti comunque è molto importante, perché diciamo, tu puoi farti fare qualcosa anche, se vogliamo, andando contro quella che è la tua volontà. Quindi se noti che qualcuno cerca costantemente di manipolarti, a farti fare qualcosa che tu non vorresti fare, beh, tieni presente che probabilmente hai a che fare con una persona cattiva, una persona malvagia, una persona manipolativa,
E quindi l'obiettivo è quello di non innamorarsene, no? Perché questa tipologia di persone può farti del male soltanto se tu ti innamori. Se non ti innamori, tutto sommato, non è che può farti del male. Salutiamo la Patrizia Perotti, perché diciamo il vero problema di questa tipologia di persone è innamorarsene. Se tu non te ne innamori, non c'è nessun problema. Quindi il primo segnale è proprio quello, no? È proprio quello che queste persone ti vogliono indurre a fare delle cose che tu non vorresti fare. Noi non dobbiamo mai accettare di fare qualcosa che non vogliamo fare. Le persone malvagie, le persone cattive, invece, ti vogliono far fare delle cose che tu non vuoi fare. Questo è un punto fondamentale da prendere in considerazione. Devi evitare di fare le cose che non ti va di fare. Questo sempre nella vita. Cioè, ma noi non dobbiamo fare mai nulla per fare un piacere a qualcuno, per dare soddisfazione a qualcuno. Dobbiamo fare esclusivamente quello che ci sentiamo di fare, quello che ci va di fare. Questo ovviamente in tutti gli ambiti della nostra vita. E tieni presente che chi invece insiste a manipolarti, chi insiste a, diciamo, introiettarti, è perché vuol fare qualcosa che non ti sta bene, fondamentalmente. Quindi, un'altra caratteristica delle persone malvagie è che hanno una mancanza di empatia, cioè le persone malvagie, cattive, hanno una totale mancanza di empatia, cioè che cosa fanno? Beh, praticamente cosa fanno? Uno dei tratti distintivi è quello che non sono empatici, quindi non comprendono i sentimenti degli altri, non sanno mettersi nei panni degli altri. E le persone cattive senza empatia sembrano, sono fredde, sono insensibili, non mostrano alcun segno di preoccupazione per il dolore, per la sofferenza degli altri, anzi, non mostrano neanche segni di preoccupazione per la sofferenza che loro arrecano agli altri, perché questa tipologia di persone arreca poi sofferenza agli altri. La cosa interessante è che non mostra empatia non tanto per la mancanza di sofferenza, cioè per la sofferenza di altre persone, ma anche proprio per il fatto che loro generano sofferenze e non gliene frega assolutamente nulla. Questo è un altro punto da prendere in considerazione. E questa mancanza di empatia si riflette anche nel modo in cui trattano, no, poi le persone nelle relazioni interpersonali, diciamo. Non si fermano minimamente a pensare come le loro azioni possano danneggiare gli altri, si concentrano esclusivamente su ciò che è vantaggioso per loro. E spesso questo li porta, diciamo, a dei comportamenti totalmente egoistici, dei comportamenti totalmente manipolativi, crudeli, diciamo, no? In alcuni casi veramente cattivi. Quindi se qualcuno, nella tua vita mostra un'assenza totale di empatia, è importante riconoscere questo segnale, diciamo, come se fosse un campanello d'allarme, no? La capacità di comprendere, di sentire gli altri alla base, è la base delle relazioni, come possiamo dire, umane, sane, significative. Quindi una persona capace di farlo si rivela pericolosa, diciamo, non solo per il suo egoismo, diciamo, ma anche per la potenziale crudeltà, no? Quindi fate attenzione a questa tipologia di persone perché sono persone totalmente malvagie, sono persone totalmente negative. Quindi se una persona la vedi fredda, distaccata, salutiamo la nostra Gina De Cazza. Ecco, un'altra caratteristica che è proprio distintiva, no, delle persone maligne, direi, delle persone malvagie, è provare piacere nel far soffrire le altre persone. Questa è un'altra caratteristica interessante, provare piacere a far soffrire le altre persone. Poi non so dove vai, Gina De Cazza. Il tuo lavoro è qua, non è che puoi andare in giro a fare cazzi e mazzi. Il tuo lavoro è qua, Gina De Cazza. Io ti pago 0 euro al mese, non perché tu vai a farti gli affari tuoi. Non ho capito. Salutiamo anche Tug. Quindi il piacere di far soffrire gli altri è forse il segnale più chiaro, ma anche il segnale, diciamo, più inquietante
di una natura malvagia, no? Perché la cattiveria esiste, cioè nel mondo non è che non esista la cattiveria. Poi qualcuno potrebbe attribuire questa cattiveria al diavolo, qualcuno potrebbe attribuire questa cattiveria ad altre situazioni, ma la cattiveria esiste. Quando una persona trae soddisfazione, diciamo, come possiamo dire, dalla sofferenza degli altri, è necessariamente una persona malvagia, trae soddisfazione dal vedere gli altri soffrire. È ovvio che queste persone mostrano mancanza di umanità, ma la mancanza di umanità va oltre l'indifferenza, no? Perché l'indifferenza, che è già negativa verso l'indifferenza degli altri, è una cosa, ma il provare piacere è ancora peggio, no? Ci sono persone che godono nell'umiliare gli altri, che godono nel far soffrire gli altri, nel vedere soffrire gli altri, quindi rivelano una profonda malvagità. Ovviamente, questi comportamenti possono essere, sono sempre deleteri, molto di più. Salutiamo anche Rosy, non ha fatto, questa qui dorme, questa qui mangia e dorme. Si è svegliata adesso all'una per mangiare, Rosy, ha dormito finora. Adesso si è svegliata e magna, poi riva a dormire, poi si risveglia stasera per magnare di nuovo. Questa oramai vive magnando e dormendo. Ecco, quindi questo è il concetto fondamentale, no? Quindi il problema è che tutto questo viene amplificato dal fatto che, diciamo, queste persone sono totalmente abusive, infliggono dolore sia emotivo sia psicologico senza alcun rimorso e provano soddisfazione nel farlo. Ecco, adesso ho finito di mangiare e torno a dormire. Vedete, appena ho finito di mangiare, torno a dormire. Mangia e dorme. Quindi, se noti che qualcuno si diverte anche nel far soffrire gli altri, se noti che qualcuno si diverte nell'umiliare gli altri, anche se non sta umiliando te ancora, tieni presente che poi lo farà. Cioè, non è che devi dire, vabbè, lo fa con qualcun altro, anzi, la prima cosa è osservare come le persone si comportano con gli altri. Questo è il primo fatto fondamentale. Capire come le persone si comportano nei confronti degli altri, questo è un punto importante. Questo segno di prendere in giro, essere sarcastici, eccetera, ma in modo pesante, non è soltanto un segno di malvagità, ma indica anche un pericolo potenziale, no? Quindi fare attenzione, è molto importante fare attenzione a queste situazioni, veramente, veramente fondamentale questo, eh? Quindi fare attenzione, osservate come si comportano le persone nei confronti degli altri. Poi un'altra caratteristica di questa tipologia di persone, qual è? È l'incapacità di assumersi responsabilità delle loro azioni. Avete mai sentito una persona negativa, malvagia, dire scusa, è colpa mia? No, non te lo diranno mai, fino alla morte non te lo diranno. Quindi l'incapacità di assumersi responsabilità, osserva le persone. Se vuoi capire che persone sono, devi osservarle, devi guardarle, guardare come si comportano verso gli altri, guardare come si comportano verso gli animali. Ecco, questa è un'altra cosa interessante. Brava Roxy. E tenete presente una cosa, questa è una cosa interessante. Quando non dovete mai fidarvi di una persona che non piace agli animali. Ad esempio, se c'è un cane o un gatto che trova una persona, cioè se a una persona non piacciono gli animali, non piacciono i cani, non piacciono i gatti, non fidatevi di questa persona, perché le persone, tra virgolette, buone amano gli animali. Poi non è detto che debbano avere un cane, un gatto. Questo, io ho avuto una gatta per 23 anni, ora non la prenderei più probabilmente, ora non la prenderei più, ma non perché non mi piacciono gli animali, ma perché comunque, cioè, è comunque un impegno, e poi in realtà la gattina che avevo l'ho pure trovata, quindi c'è stata tutta una serie di combinazioni per cui. Però
Però nel momento in cui è un gatto, o comunque devi amare gli animali. Quindi chi non ama gli animali non ti devi fidare. Mentre invece devi fidarti di un animale a cui non piace una persona. E quando c'è un cane che vedi che diciamo, nei confronti di una persona è restio, ha paura oppure abbaia, del cane o del gatto devi fidarti. Quindi questo è un punto interessante anche. Quindi, e poi questa tipologia di persone non sanno neanche spesso assumersi le responsabilità delle loro azioni, no? L'incapacità di assumersi la responsabilità delle proprie azioni si vede spesso nelle relazioni personali, interpersonali, sentimentali, affettive, ma anche nelle relazioni lavorative, poi, no? Queste persone non si scuseranno mai, perlomeno non si scuseranno mai sinceramente, di essersi, diciamo, sbagliati. Cercheranno di giustificare sempre, comunque, costantemente comportamenti anche negativi, nefasti, nocivi, e quando vengono messi di fronte alle loro mancanze, allora scatenano rabbia, hanno risentimento, negano ulteriormente, no? Quindi si sentono oltraggiati. Ecco, quindi se noti che qualcuno nella tua vita o nella vita anche di altre persone, no? Non, come possiamo dire, non ammette mai i propri errori, cerca di scaricare le proprie responsabilità su altre persone. Tieni presente che questa persona è sicuramente una persona malvagia. Quindi, perché la capacità di riconoscere i propri errori, la capacità di chiedere scusa è qualcosa di molto importante, è fondamentale per crescere come persone, ma anche per costruire relazioni sane, perché io posso tranquillamente sbagliare, noi abbiamo anche diritto di sbagliare, anche da un punto di vista relazionale abbiamo diritto di sbagliare, però l'importante è che quando riconosci un errore, quando riconosci di aver commesso un errore, di aver fatto un errore, ammettilo di aver fatto questo errore, no? Niente. Non è che tu non devi ammetterlo, non puoi ammetterlo, cioè devi ammetterlo, puoi ammetterlo tranquillamente. Chi è capace di fare questo, diciamo, di ammetterlo vuol dire che comunque sa assumersi le responsabilità. Chi non lo ammette mai è perché le responsabilità non se le assume e quindi è una persona tossica per chi gli sta accanto. Quindi questa tipologia di persone sono necessariamente tossiche. E poi l'ultima, il quinto punto che ti fa capire che hai a che fare, beh, certo, tu, che hai a che fare con una persona malvagia, è che hanno una falsa immagine di sé, cioè hanno una visione distorta della realtà. Esatto, ammetterlo e riparare allo sbaglio, se si può riparare, ovviamente è importante. Avere una falsa immagine di sé. È un'altra cosa da prendere in considerazione. La falsa immagine di sé è una delle strategie più ingannevoli utilizzate dalle persone malvagie per mascherare la loro vera natura. Queste persone, infatti, spesso si presentano come persone impeccabili, piene di buona volontà, piene di gentilezza, piene di altruismo. Soprattutto questo lo fanno in contesti pubblici, ad esempio, o quando sanno di essere osservati da qualcun altro. Tuttavia, dobbiamo tenere presente che dietro questa facciata di apparente, diciamo così, bontà, di apparente buonismo, diciamo così, si nasconde un carattere, profondamente diverso. Si nasconde, esatto, si nasconde, ma adesso devo prendere poi una bottiglia di vetro, sto bevendo l'acqua del rubinetto, però l'acqua del rubinetto qua se non è buona. Quindi possono sembrare amichevoli, empatici, pronti ad aiutare chiunque ne abbia bisogno, tuttavia una volta che le luci della ribalta si spengono, la maschera cade, e rivelano spesso questo comportamento manipolativo, spesso crudele, cioè all'inizio
come possiamo dire, bravo Tug, all'inizio dobbiamo tenere presente queste persone cercano di creare un'immagine, no? Però poi questa immagine si sgretola. E tra l'altro c'è una discrepanza notevole, no? Tra la loro immagine che vogliono mantenere con le altre persone in pubblico, diciamo, e poi il loro comportamento reale, privato. E questo è un chiaro indicatore di malvagità, perché, come dire, vogliono apparire, ma dietro l'apparenza non c'è nulla fondamentalmente. Spesso chi si comporta in questo modo utilizza magari un fascino esteriore per manipolare, per ottenere ciò che desiderano. E quindi se tu ti trovi di fronte a una persona che sembra troppo perfetta, tra virgolette, per essere vera, e questo è un po' il caso anche del love bombing, quando fanno il love bombing, devi tenere presente che, diciamo, potrebbe essere indicatore che poi in realtà questa persona non è così buona come sembra, ma anzi potrebbe essere una persona negativa, potrebbe essere una persona tossica, potrebbe essere, bravo Tug, potrebbe essere una persona eccessivamente nefasta e negativa. Quindi questa dualità, no? Diciamo, questa differenza tra sai 43 anni, pelato di Milano, offre solo. Sai 43 anni, pelato di Milano, offre solo kebab e gira con lo scooter, è una persona malvagia. Ma te che 43 anni hai, Christian? Ce ne avrai almeno 74, che 43? Ce ne avrai almeno 74, Christian. Comunque sia, questa dualità, no, diciamo, questa dualità può essere estremamente dannosa, no, per chi è coinvolto, diciamo, per chi è coinvolto con questo tipo di persone. Perché poi cosa succede? Che quando, se tu le lascerai, siccome loro hanno un'immagine pubblica positiva, tutti ti diranno: ma hai lasciato quello? Ma sei proprio stupida, tu che avevi la fortuna di aver conosciuto una persona così, no? E ci sono persone che si lasciano un po' influenzare dal giudizio degli altri, no? Anche magari dal giudizio dei genitori, perché loro magari nei confronti, che ne so, dei genitori, dei tuoi genitori, si comportano come se fossero degli angioletti, no? Quindi magari poi ti danno la colpa a te, sei sempre la solita, non riesci a portare avanti una relazione, guarda qua, guarda là. Quindi la cosa fondamentale è non farsi prendere, no, dal giudizio degli altri, perché se ti fai prendere dal giudizio degli altri, alla fine non otterrai nessun risultato. E questo è il punto molto importante. La falsa immagine di sé non è solo un segno di insincerità, ma è comunque un indizio, diciamo, di un carattere malvagio, un carattere negativo. Fate attenzione quando ti trovi a quelle persone che dici troppo perfetta per essere vera, no? Avete mai sentito? Ah, questa persona qua è troppo perfetta per essere vera. Tieni presente questo, che se è troppo perfetta per essere vera, significa che è falsa. Cioè, poi non cadere nella trappola, no? Ah, ci siamo appena conosciuti, mi ha fatto questo, ha fatto quell'altro, e quello purtroppo. Io dico sempre, nessun pranzo è gratis, l'unico formaggio gratis è quello nella trappola per topi, è inutile che dici ha fatto questo, ha fatto quell'altro. Se una persona è troppo perfetta per essere vera, significa che è falsa, significa che è falsa. Questa sera c'è la lezione, sì, questa sera c'è, giovedì invece no. Questa sera la lezione c'è, ricorda alle ore 18:45 ci sarà la lezione, invece giovedì che è Ferragosto no. Quindi questa sera la lezione c'è, caro Christian, dovrai sorbire. Chi volesse seguire la mia lezione sul canale Massimo Teramasco, basta che va sul canale Massimo Teramasco, fa l'abbonamento base. E questa sera, ore 18:45, invece il giorno di Ferragosto, no, no, ovviamente Ferragosto non c'è, la saltiamo, però questa sera c'è. Quindi questo è un punto fondamentale, no? Quindi la falsa immagine di sé non è solo un segno di insincerità, ma è anche un indizio, diciamo, proprio di un carattere malvagio e pericoloso. Quindi fare molta attenzione. Ecco, questi sono i cinque segnali principali che ti dicono
che hai a che fare con una persona malvagia. Bene, metti un like, iscriviti al canale, attiva la campanella.